Eccoci di nuovo qua con la rassegna del calcio 5. Bentrovati amici telespettatori appassionati di Mondo Futsal e bentrovata a te, Tiziana Pitton. Bentrovato Domenico, buonasera ai nostri amici telespettatori. Che ti aspetti da questa nazionale? Mi aspetto che faccia un ottimo europeo, soprattutto che si continui a perseguire la strada intrapresa dal mister Menichelli, che ha puntato molto sul ricoinvolgimento di italiani veri. Quindi ritroviamo Sergio Romani, Luca Eppoliti e cerchiamo, insomma, di Mammarella, cerchiamo di avere qualche elemento in più rispetto al passato di nazionalità pura. Senti Roberto, nel panorama pontino c'è qualcuno secondo te che può arrivare alla nazionale? Magari in prospettiva. Guarda, lì a Genzano che aveva finito l'allenamento, Yuri Bakuri, essendo 92, essendo già nel giro della nazionale Under 21, secondo me potrebbe essere un serio candidato pontino per arrivare a vestire la maglia azzurra della nazionale maggiore. Stefano, Latina Corsaro anche ad Ariccia, insomma, un discorso a due. Eh sì, la loro non si ferma, erano secondo me due trasferte un po' delicate. Certo, entrambe hanno confermato poi il loro valore sul campo, hanno ottenuto l'ennesima vittoria, però sia in casa del Prato Rinaldo, ma sia soprattutto il Pala Kilgore, erano due campi veramente difficili. Infatti Latina poi ha vinto 4-2, veniva dall'anno scorso, era riuscita a raccogliere i 3 punti, solo un tiro libero proprio sullo scadere di Maina. Quest'anno ha sofferto magari un po' di meno, comunque ennesima vittoria, continuano questa lotta e alla fine in molti pensano che questo scontro diretto alla Futsal Arena poi deciderà tutto il campionato. Per te Roberto era così scontata una vittoria da Riccia? Io credo che niente sia scontato, che adesso il passo falso è dietro l'angolo. Credo che comunque il quoziente della squadra sia superiore alle altre del girone, quindi se affrontano le gare con la giusta concentrazione e col giusto piglio, io credo che non abbiano problemi di scivolone, e poi naturalmente ci sarà questo big match che tutti stanno aspettando contro la Loa fuori casa, e lì credo che si decida il campionato. Anzi, non credo, sarà proprio così. Stefano, coach Batista, come sta gestendo anche la situazione legata agli stranieri? Deve sempre effettuare qualche esclusione, comunque i Sì, regolamenti per glielo impongono. il momento anche facilitato dalle condizioni dei sudamericani. Una partita è stata male Maina, una partita è stata fuori Mantovani, anche Lazzarini ha avuto qualche acciacco di troppo, quindi alla fine in questo momento secondo me scontenti non ce ne sono, sia perché comunque ovviamente la classifica è abbastanza chiara, sia perché alcune, soprattutto come ho detto, tra i sudamericani sono scelte obbligate. Ecco Stefano, cosa aggiungere sul verdetto di questa partita? Beh, il risultato è stato molto chiaro. L'acquedotto quest'anno ha avuto un netto ridimensionamento degli obiettivi della classifica, si deve puntare alla salvezza e quindi andare in casa del Colleferro non era facile. La squadra biancazzurra ha perso giocatori importanti come Rubei, Akira, ha perso il tecnico che è Angelini, attualmente sulla panchina del Castelfontana, e quindi non ha avuto quel ricambio per poter affrontare un altro campionato importante come aveva fatto l'anno scorso. Il Colleferro dalla sua invece, diciamo che come il Latina di La Starza, è da qualche anno che sta cercando di dominare in questo girone, ovviamente non con la stessa qualità della rosa, e quest'anno anche l'ennesima delusione, dovrà accontentarsi della lotta per l'ultimo gradino del podio. Per te che sei anche un protagonista, che a volte calca il campo di gioco, a volte spesso, come giudichi quell'episodio che ha visto il giocatore rovinare sul tavolino a bordo È campo? che purtroppo i direttori di gara spesso vogliono fare i protagonisti in qualsiasi categoria, sia dalla Serie B, dalla Serie A di calcio fino al torneo amatoriale, e questa è stata l'ennesima dimostrazione. Il buonsenso spesso sul campo non si fa mai notare. Direi che è stato. Anche Roberto, però, secondo me voleva aggiungere qualcosa. Vediamo, No, vediamo. non devo aggiungere niente, mi è sembrata
perlomeno un episodio grottesco e mal gestito dal direttore, diciamo dal cronometrista più che dal direttore dei gara. Roberto, ma questa C1 è così diversa dalla C2? C'è una qualità così superiore? Sicuramente c'è qualità superiore, ci sono organici superiori e soprattutto ci sono dei ritmi di gioco che sono notevolmente differenti e quindi squadre che possono ben figurare in C2 e in C1 soffrono oltremodo. Quindi, e vediamo magari ecco, squadre attrezzate all'inizio della stagione per un campionato di vertice, poi si trovano costrette a ridimensionare i loro obiettivi e a puntare più che altro a raggiungere la salvezza nelle ultime giornate. Eccoci di nuovo in studio per la seconda parte di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Tiziana, abbiamo visto prima questo bellissimo episodio nella gara di C1 tra Artena e Lazio Calcetto. Prima dunque di tuffarci nella C2, che è il campionato che seguiamo più da vicino, analizziamo meglio questa bella situazione di gioco. Innanzitutto i complimenti a questo giocatore che è stato veramente eccezionale. E poi chiediamo a Stefano, che è il nostro giocatore. Sì, sono uomo per play. Tu in una situazione simile cosa avresti fatto? Penso nemmeno se l'allenatore veniva, mi levava il pallone dai piedi, avrei buttato la palla fuori. Segnava e risultava la differenza. Sì. Allora sì. Doppie congratulazioni, guarda, anche da parte nostra. E magari un Roberto Martin, ipotetico dirigente di una squadra, che vede il suo giocatore buttare via il pallone quando c'è in ballo una vittoria pesantissima. Va bene, io sempre sono per la cultura sportiva. Da congelava sempre i rimborsi. No, assolutamente. Tu ho per sempre la cioè fa un gol in quelle condizioni non c'è senso. Però poi ognuno la vede come gli pare, non c'è giustizia nelle mie parole o in quelle di Stefano, ognuno la vive in una maniera. Bisogna viverle queste situazioni, no? Parlare così. Ma ti pare che è stato bravissimo. Assolutamente. Aspetta, però ci tengo a precisare, sennò poi passo per l'anti-fair play. Vai. Non metto la palla fuori perché il 95% dei casi è buffoni che si buttano per terra così, dalla Serie A sempre fino ai tornei. Ma qua stiamo parlando nei casi che gioco contro te, buffoni che tu li travolgi alla Brigel, un po' trattorino così, insomma, voglio dire. Caro Roberto, il buon Scala doveva ancora nascere quando giocava a Brigel. Comunque, e allora facciamo un po', analizziamo questa giornata, Stefano. Beh, c'è stato non tanto l'equilibrio, però le conferme che ci si aspettava da questo turno. Il big match di giornata era Città Cisterna Century, non è stato disputato. Il terzo rinvio per il Latina, penso almeno il quinto o il sesto di tutto il girone, quindi la conferma c'è, cioè queste diciamo imprecisioni, questi errori da parte della federazione, e quindi automaticamente il big match è diventato Pontina Futsal Gymnastic. La Gymnastic ha conquistato 3 punti importanti, mentre tutte le altre big hanno raggiunto il loro obiettivo, soprattutto Cereale e Virtus Fondi. Roberto, che dire di questa lotta al vertice? Amico Stefano, perché comunque andava, il big match era Gymnastic Fondi Pontina Futsal, perché erano le due seconde che giocavano. Poi per quanto riguarda questa cosa la voglio evidenziare anche io, perché poi su tutti i campi c'è questa lamentela e addirittura dice no, ma perché sempre queste gare rinviate? La responsabilità è delle squadre ovviamente impossibilitate che giocano in casa. È successo purtroppo 3 volte contro la Century, e quindi pazienza, il problema è della federazione che ha avallato questo rinvio continuo. Per quanto riguarda invece, tornando al gioco, sono andato a vedere Pontina contro Gymnastic, una partita tesa, equilibratissima, ben giocata, e risolta da una ottima ripartenza di Passannante, e credo che comunque il risultato possa essere accettato, anche se magari un pari era più giusto. Ma è stata veramente una lotta equa e ha premiato questa volta la Gymnastic, che si è rifatta magari della partita dall'andata in cui aveva esercitato più pressione e
aveva ottenuto i 3 punti la Pontina Futsal. Parlando pure proprio con i giocatori a fine gara, mi hanno detto questa cosa un po' tutti quanti. Vogliamo analizzare meglio questa partita Pontina Futsal Gymnastic, che tra l'altro nel servizio è realizzato dal grande assente di questa sera. Abbiamo parlato dei pilastri portanti questa sera che ci stanno aiutando ad approfondire i vari argomenti, ma non abbiamo citato colui che per un attacco influenzale non è potuto intervenire nei nostri studi, vero Roberto? Sicuramente. Sto un attimo febbricitante a letto, altrimenti sarei stato presentissimo. Abbiamo parlato di vertici della graduatoria, ma diamo un'occhiata anche alla zona calda, la zona bassa della classifica. Tra l'altro c'era Tiziana che voleva fare una domanda. Sì, volevo chiedere a Roberto, il dilettante Falas, che è il nostro ormai amico Neroni, com'è? Ha tirato i remi in barca, che succede? Ovviamente, guarda, l'ho visto ieri mattina al torneo dei bambini. Come sta, come sta? No, ma loro sono sereni perché loro l'hanno presa come esperienza questa stagione, non hanno avuto la possibilità di trattenere quei paio di giocatori di qualità che avevano tenuto e neanche di prendere quelli locali che gli avrebbero consentito di fare un salto di qualità, non per ambire a chissà cosa, ma comunque a un campionato più dignitoso. E infatti abbiamo visto che il loro grande ex Filippo Leoni ha segnato 4 gol già con l'Anzio Lavinio, quindi effettivamente a loro quelle paio di persone che gli sono venute a mancare gli fanno la differenza in negativo, quindi loro sono abbastanza, non ti dico rassegnati, però sono demoralizzati. Stessa cosa dicasi per il Flora, che invece avevo visto la settimana scorsa, però il Flora ha la possibilità, diciamo con qualche risultato, di agganciare il treno almeno del play-out, quindi è là la differenza. Io credo che le 3 indicate stanno a grosso rischio, compreso il Terracina. La San Giovannese con una striscia positiva si è ripresa abbastanza nettamente. Perfetto. Stefano, volevi aggiungere qualcosa? No, la classifica sia nella parte alta che nella zona salvezza parla chiaro. Poi ci sono quelle squadre intermedie che fanno la loro stagione con importanti successi e magari un po' battuto a vuoto. Se sarà l'unico modo per non vederla vincere questa Sissi Impianti Sportivi, farla riposare. Sì. Stefano, vedo che spicca un pareggio in trasferta in questo turno. Sì, spiccano sicuramente il 2-2 tra la Cimi e la Broche Sport, anche comunque l'ennesimo pareggio dell'Oratorio, però comunque ovviamente vedendo quella Sis che riposava a Latina Scalo si è veramente asciugato tutto, perché era l'occasione per accorciare e per tentare di restare comunque in scia alla capolista e vedere poi come poteva andare il resto del campionato. Adesso con questo punticino dobbiamo vedere, perché c'è Roccasecca che continua a vincere e si sta facendo sotto. Per l'Oratorio l'avevamo detto anche, era venuto in trasmissione anche lo stesso Capozzi, sono consapevole comunque questa è una stagione che adesso dovrà andare così senza obiettivi particolari e pensare magari a crescere per l'anno prossimo. E è importante invece il risultato del Podgora, che comunque continua questa sua scalata in classifica, adesso è quinta, per le ambizioni di inizio stagione è sicuramente un grandissimo risultato. Roberto, un sussulto da parte dell'Eagles, tanti rimpianti forse ad Aprilia per questa stagione? Ma io credo che gli Eagles, il sussulto possa servire, ma più che altro servirà per loro la strada intrapresa con il nuovo tecnico, per cercare di fare una crescita da parte di tutto il gruppo, di tutta la squadra. Quindi per arrivare a ottenere dei risultati con un tecnico nuovo sicuramente ci vogliono un determinato periodo di transizione. Io credo che se non li si vedranno immediatamente, i risultati si vedranno un po' più avanti. I vari risultati maturati in questo weekend, quale ti ha colpito di più? Sicuramente spicca questa impresa della Broche Sport in casa della Cimil. Credo che magari la Cimil abbia un po' sottovalutato l'impegno, perché effettivamente era un test a coda e è rimasta incagliata su questa situazione. Sicuramente
avallo quello che dice anche Stefano nel discorso della, di evidenziare questa continua crescita del Real Podgora. Pagassoni e compagni sono andati ad espugnare Priverno e non è facile per nessuno vincere a Priverno. Che dire Roberto di questo raggruppamento? Ma questo è un raggruppamento che noi, almeno personalmente, seguo in maniera minore, perché di solito ci pensa il buon Porcelli. Il grande assente di questa sera. Assenti. Io credo che l'Olympic Marina comunque abbia ipotecato nettamente la stagione, anche se il campionato è ancora lungo, però almeno di scossoni abbastanza imponenti non credo che le altre possano fare meglio che lottare per il secondo posto. Al secondo posto troviamo la Visfondi, che deve anche recuperare la gara e che avrà la nuova conduzione tecnica di una nostra vecchia conoscenza, Americo Piccinilli, e vedremo se riusciranno a fare quel cambio di marcia necessario per poter ambire almeno a non lasciare le speranze a breve, ma a tenerle vive fino alla fine della stagione. Buon Americo ha comunque una certa confidenza con la piazza fondana, Stefano. Beh sì, l'anno scorso a Fondi con la Gymnastic secondo me ha fatto un buon lavoro, anche se poi diciamo il rapporto con il presidente Biasillo è terminato prima, però si tratta di un allenatore molto preparato e sicuramente penso che in Serie D può, non dico può fare la differenza, però può fare molto bene. Perfetto, quindi anche la panoramica sul girone B, e questa sera abbiamo tanto spazio da riservare a una rubrica che ci accompagna ormai da tempo, con tanti gradini che aspettano di essere occupati. Allora diamo la parola alla nostra regia per la sigla della rubrica curata da Stefano Scala. E allora questo speciale su e giù dalla scala. Speciale. Specialissimo. Tante volte l'ho fatto breve, proprio oggi. Ormai ti sei abituato, insomma, sì, alla sintesi. Mi ero abituato. Ma tanto gli argomenti non ti mancano. Una parte del scala, No, vado avanti da solo, non ti preoccupare. Partiamo subito direttamente dalla Serie D, ultima con la Broke Sport. L'abbiamo messa in alcune puntate, l'abbiamo messa giù dalla scala per delle brutte prestazioni, magari figlie di forse una mentalità ancora non consolidata. Questa volta è tornata all'umiltà di una volta, due volte volta, e è andata a conquistare un punto importantissimo con la Cimil. È questo quello che vogliono i due tecnici, i nostri Viglianti e Criscuoli, ed è così che bisognerà continuare questo girone di ritorno, perché comunque per l'ultimo posto in classifica non penso che faccia piacere alla squadra. Sempre in Serie D mettiamo sopra il Real Podgora, l'ho detto in precedenza, il grande lavoro del tecnico si sta facendo vedere, è una squadra che l'anno scorso ha chiuso all'ultimo posto, quindi ha lavorato molto bene, fondamentalmente costruita su molti amici in squadra, e stanno facendo delle grandi cose. E ovviamente penso sia inutile confermare e ricordare ancora l'ennesima vittoria del Latina in Serie B, perché comunque ormai è diventata una prassi, sì, la diamo sempre, anche se non lo dico, sta sempre sopra la scala. Mentre per scendere dobbiamo sicuramente mettere proprio la Cimil di mister Maracino. Questa partita mi ha dato veramente tanto materiale per la scala, dove non si può pareggiare una partita del genere in un momento così della stagione, soprattutto quando la capolista riposa. Sicuramente è una partita che sono punti persi che poi a fine campionato peseranno. Siccome stiamo a Latina Scalo, ci mettiamo anche l'oratorio, perché comunque è vero che bisogna pensare alla prossima stagione, però si sta per finire nella seconda metà della classifica e non penso che faccia troppo piacere sia al presidente Genovesi che a Tonino Capozzi.
Aggiungiamo qualche gradino, Roberto, poi c'è anche Tiziana. Che altro dire. Aggiungerei la C2, che è stata un po' trascurata, e quindi mettiamo sopra il podio l'ennesima volta le due fondane, sia la Virtus Fondi che con un sonante 7-0 ha approfittato del turno casalingo e ha fatto quello che andava fatto, come abbiamo visto pure in altre categorie, in altre serie. Magari c'è il passo falso perché viene approcciata male la gara. La Gymnastic Fondi perché ha inflitto la prima sconfitta stagionale alla Pontina Puzza, che ricordiamo era imbattuta fino a poche settimane fa. E quindi diciamo le due fondane sopra la scala e sotto la scala, purtroppo, ecco, mettiamo, riallacciandoci a prima, Flora e Falasche, che sembrano aver perso la possibilità di giocare per una buona fetta di salvezza. Siena, tu che ne pensi? Io vorrei mettere sulla la scala il gesto di fair play del giocatore della C1 che abbiamo visto prima, e giù dalla scala Daniele Porcelli, perché ci ha lasciato da soli quest'oggi, per cui la mia classifica personale. La medicina di sabato non era buona.